Voglio chiarire perché mi hanno chiamato stamattina, io stavo a 500 km di distanza, i giornali, delle cose non vere. La realtà è questa, che io sono arrivato qua il 10 luglio con amici fermani, ci siamo incontrati insieme all'ex mister De Angelis. Mi hanno presentato il mister De Angelis perché insieme a lui c'era un altro signore che è l'ex direttore sportivo. E nella trattativa che abbiamo fatto con la vecchia società, e ci siamo messi d'accordo che noi qua prendevamo come allenatore, perché da fermo mi hanno chiesto di prendere questo allenatore che io non conoscevo, e abbiamo sposato la causa insieme al direttore sportivo. Però non vi nascondo che dopo la prima amichevole abbiamo già il primo problema, perché pare che io sulle gradinate avrei detto a qualcuno: la squadra gioca male, non lo vedo all'altezza. L'ha saputo e già si è innescato un rapporto molto ma molto freddo. E poi ho lasciato stare. Io gli dissi all'inizio, quando ho parlato con lui: mister, io non sono il presidente scemo, io faccio calcio tanti anni, ho fatto sempre il presidente, sono un tecnico, che è diverso. Cioè, con me ci dobbiamo confrontare, ragazzi, vediamo chi va bene, non va bene, parliamone. Sì, non ti preoccupare, non è stato così. Vi voglio fare questa precisazione. La prima partita di Coppa Italia non è nata oggi questa situazione, ieri sera. Io andai vicino all'albergo e gli chiesi: mister, ma come normalmente un presidente può fare? Altrimenti non siamo i deficienti seduti a una sedia a dirigere un gruppo di 40 persone. Mister, chi gioca domenica? Sapete cosa mi ha risposto? Io la formazione non la do a nessuno. La prima partita di Coppa Italia col Monte Urano. Allora ho detto a loro: qua ci siamo capiti male. Gliel'ho detto io la formazione, c'è solo una piccola variazione, arrivederci. E allora, poi ho fatto le altre amichevoli, le cose sono andate sempre peggio, e non vi nascondo che la prima partita di campionato mister De Angelis non doveva farla, era stato già esonerato. Queste non le chiacchiere che scrivete. Noi nello studio di dottor Corradi, tutta la società riunita, l'hanno chiamato. L'abbiamo chiamato e gli ho detto che le cose così non vanno perché tu non già hai un dialogo con la società. Perché lui si sentiva protetto, non so da chi e da come, che era intoccabile. Allora poi mi hanno chiesto la cortesia di dargli un tempo tecnico le tre partite di campionato. Abbiamo vinto, ma come abbiamo vinto? Giocando benino, con un po' di fortuna abbiamo vinto. Una squadra di gente esperta. Gli attaccanti non hanno palle, i ragazzi si stavano tutti lamentando di questa situazione. Io già ne ero pronto, ho detto: allora, meglio decidere presto, dovevo fare già prima, che noi abbiamo 7 punti, non c'entra niente. La squadra gioca male, l'altra sera la squadra ha giocato malissimo. L'altra partita a Chiaravalle abbiamo giocato malissimo il secondo tempo, dovevamo perdere la partita. E non stavamo a parlare qua del punto che abbiamo recuperato, ma per la partita. Allora io vi dico che tatticamente e tecnicamente la squadra era male allenata, e io l'ho visto dal primo giorno, dal primo giorno. A parte l'incompatibilità personale, che secondo voi un presidente non può sapere la formazione, non può sapere chi gioca e chi non gioca, oppure se tu allontani un giocatore, è stato allontanato un giocatore, mandato a casa 3 giorni e nessuno sapeva niente. L'ho chiamato io, ho mandato a riposo un ragazzo a riposo, consolarsi, è stato mandato a casa la domenica. Di tu non si allena, l'ha detto poco fa, tu non si allena, te puoi andare. Ha mandato via Polidoro 94, il venezuelano, l'ha allontanato, cioè non ha fatto più giocare, ragazzi, se n'è andato, io non posso stare qua a 13.000 km di distanza. Lui è esordito in C1 l'anno scorso in Coppa Italia 94 con l'Andria, non l'ha fatto giocare una volta, l'ha mandato via, e sul giornale è uscito prima che noi sapevamo qualcosa. Cioè, siamo all'assurdo. Lui, se vuole fare il presidente, si compra una scuola di calcio, fa presidente, allenatore, segretario, fa tutto lui. Così non va. La proprietà è la proprietà, e il tecnico è il tecnico. Questa è la prima situazione. Noi l'altra sera, precisazione, abbiamo chiamato il mister a telefono, il direttore generale Sebastiano Troio l'ha chiamato a telefono e lui puntualmente non risponde. Al direttore generale non risponde mai. Risponde con messaggio e gli dice: siccome sono impegnato, ci vediamo, ci sentiamo domani. Non alle ore tot, ma domani significa dalle 8, dalle 1 di notte a mezzanotte. Allora ho detto: guarda, fagli il messaggio e gli dici
che la società ha deciso di esonerarti. Ti ringraziamo. Dopo 2 minuti chiuso. Un'altra precisazione: l'altro giorno il team manager è andato nello spogliatoio, sapete che ha fatto? Tu qua dentro non puoi stare, esci fuori, perché per lui noi siamo estranei, cioè il presidente è estraneo, per lui sono i dirigenti suoi, sono quelli teorici che non esistono. Questa è la realtà, mi dispiace dirlo, ma sono veramente rammaricato, non mi è mai capitata una cosa del genere. Cioè io vorrei invertire le cose, lui presidente, io allenatore, che avrebbe detto? Siamo all'assurdo, questo non è calcio. Capisco l'esordio, capisco tutto, ma io l'avevo già esonerato 3 settimane fa. Lui non deve neanche esordire in campionato, perché innanzitutto ci vogliono le persone, ci vuole l'educazione e l'onestà intellettuale. Il calcio viene dopo, non c'era né la persona e né il tecnico, non c'era niente. Noi eravamo, per lui eravamo estranei, noi eravamo gli abruzzesi, i pugliesi, la società era un'altra, noi siamo una società solida, insieme ai fermani, unita. Abbiamo avuto solo con i fermani un problema che ci hanno detto aspettiamo, diamolo un po' di tempo, vediamo che succede, se si recupera, altrimenti è finita. Ecco, questa è la realtà. Eravamo 10 persone in riunione, non me la sto inventando io, 3 settimane fa, all'inizio del campionato, prima del campionato. Questo è tutto, altro che chiacchiere. Poi potrà dire quello che vuole, la realtà è questa. Adesso giriamo pagina, andiamo avanti, c'è il nuovo mister e ne sono contento. Come vedete, anzi, scusate, la sera dell'esonero, ecco perché c'è il testimone, contestualmente all'esonero io ho chiamato i due capitani, non i miei giocatori, che di miei giocatori, non ho giocatori miei, io ho un'agenzia, uno mi chiama, mi trova una squadra, gliela trovo, io molti giocatori stanno qua, non l'ho mai visti, dei miei che ho portato io, non l'ho mai visto, amici mi hanno chiamato, li ho portati. A me se giocano bene vanno bene, se giocano male li mandiamo a casa, non c'è problema, a me non mi interessa, io voglio vincere, voglio giocare e ci vogliamo divertire, ma divertire, non guastarci la giornata. Ho perso il filo, che cosa stavo dicendo per quanto riguarda questo fatto qua, l'ultimo fatto che ho chiamato i due capitani e ho detto guarda la situazione è questa, capisco che i giocatori non si possono esprimere davanti al presidente, c'è un problema, ma ne lo sapevamo, pur dopo la partita i tifosi mi hanno chiamato, con questo autista non andiamo da nessuna parte, io lo sapevo, che gli vado a dire i tifosi, che già sta nel mio cuore già c'era tutto. Ho detto guardate, io devo mandar via l'allenatore, vi offro la panchina a uno di voi due, che se avete anche il patentino, se volete, per farvi capire che io non c'ho un allenatore mio, non esiste questo, io non c'ho nessuno, dove trovare l'allenatore? Loro mi hanno risposto, noi siamo calciatori e finché facciamo i calciatori facciamo il calciatore, allenatore e giocatore non lo possiamo fare, vi ringrazio e siamo andati via. E poi abbiamo fatto una serie di telefonate, ci hanno chiamato tantissime persone e ancora una volta la nostra serietà, abbiamo perso persone delle Marche, mi hanno detto che sono brave persone, che sanno il calcio com'è, che hanno già allenato a Fermo, mi hanno dato garanzie ottime, tutte le referenze che ho avute e subito ci hanno messo in moto. Infatti in 48 ore i nuovi mister stanno qua e ne sono orgoglioso e ringrazio. Allora, questo ritorno a Fermo dopo tanti anni? Beh sì, tanti no, perché sennò sembrerei ancora più vecchio. No, fa piacere, sicuramente è una serie, allora, diciamo tante categorie fa, forse per fortuna sì, dai, ho fatto delle buone cose, ultimamente no. Però fa piacere, nello stesso tempo, ecco, non voglio entrare in questo merito di questa situazione che è imbarazzante per il sottoscritto e quindi quando un collega va via c'è sempre il dispiacere. Il mio compito è di allenare e cerco di farlo al massimo delle mie potenzialità. Vedrò col passare dei giorni meglio la squadra, molti li conosco e quindi ho accettato con entusiasmo dopo aver riflettuto anche bene, perché era una situazione un po' particolare e quindi mi sono subito messo a disposizione per eventuali situazioni con il presidente, che mi hanno chiamato poi ieri pomeriggio, perché poi alla mattina dopo l'esonero mi hanno chiamato in tanti, che tutti l'avevano già fatto, ma la realtà è stata diversa e io non mi aspettavo nemmeno questa chiamata, perché onestamente ero un po' al di fuori del calcio, quindi non ho visto nemmeno una partita, per dirti, né della Fermana né di altre squadre, perché stiamo vedendo che nel calcio dalla massima categoria all'ultima categoria si stanno perdendo un po' i principi, i valori
e quindi a volte è anche disgustoso parlarne, come sta facendo adesso qui magari il presidente, che era un po' rammaricato per questa situazione. Per quanto riguarda me, ecco, poi per fare una battuta, ci vediamo fra tre partite. Tre partite, tre giorni. No, scherzo. I rapporti col comune, presidente, o meglio, allora riallacciamoci al discorso delle giovanili, la firmum, è vero che la Fermana deve pagare per alcune strutture? Allora, voglio fare una precisazione. Quando noi siamo venuti qua, io quando ho fatto l'accordo non avevo neanche visto lo stadio Recchioni. Dopo aver fatto l'accordo, dopo 10 giorni ho visto lo stadio perché era sempre chiuso. Quando ho visto lo stadio me ne sono pentito, visto il campo così, non possiamo ancora giocare, forse domenica abbiamo fatto la prima partita, però domenica giocheremo. Poi mi hanno detto tutti quanti, un sacco di campi, non c'è problema. Invece noi siamo stati 2 mesi come i nomadi, spostandoci, tutti i campi abbiamo girato e abbiamo pagato dappertutto. Abbiamo speso 5.000 euro per la preparazione per i campi sportivi. Cioè non c'è stato un campo gratis, è una partita gratis. Cioè tutti questi campi non l'ho mai visto, assolutamente. Non so se l'amministrazione, tutti i campi sono occupati dalle scuole calcio, ma io so che la priorità a una squadra di calcio ci deve essere. La firmum si è messa a disposizione per gli allenamenti, però poi adesso le cose cambieranno, pagheremo una minima quota, non so, di 20 o 30 euro a 20 euro d'allenamento. Altri cambi non sono disponibili. Noi abbiamo pagato circa 4.500 euro per la preparazione. Anzi, siamo pure andati ai paesi vicini perché a Fermo non c'era un campo per allenarci. Questa è la realtà. Allora, se questa è disponibilità. Il problema dei campi a Fermo, quando c'era Ivo Iaconi, ancora andava a pedaso al Tirone, quindi è un problema che c'è stato sempre, ci sarà. E bisogna risolvere. Hanno ragione, perché i campi non ci sono, i ragazzi. Cioè poi dare l'alibi ai ragazzi, un giorno sul sintetico, un giorno sull'erba, un giorno sulla terra, un giorno vai là e spostare tutta la parte là, anche loro, dice, mi sono infortunato perché gioco sulla terra, gioco sul sintetico, vado al mare, vado là, non è facile. Dalla voce di uno del pubblico, della tifoseria, ovviamente ha sentito quello che ha detto, è un po' voce non di popolo, ma della frangia della tifoseria più calda. Qual è il pensiero di Bovicchio e qual è il programma della società? Per noi da quello che è stato il programma iniziale, ovviamente. Per noi non è cambiato niente, assolutamente. I programmi sono quelli. Il fatto che uno abbia esonerato un allenatore, cioè non ho capito se questo è un problema. Il calcio è questo. Il calcio è questo, è tutti i problemi. Io, a domanda sua, del giornalista, se c'è problema dei cambi, ho detto che abbiamo dei problemi. Cioè, se realmente la firmum non ci farebbe allenare neanche la firmum, dove andiamo ad allenare? Capito? Quello è il problema. Io l'altra sera trovai il vice sindaco, guarda, noi abbiamo questo problema, un campo ce lo date, ma sai, adesso abbiamo seminato là, facciamo là, però ancora andiamo su e giù. La settimana scorsa abbiamo una settimana, 2 o 3 giorni giù al mare, l'altro campo si chiama il campo Maria Palmense, poi andiamo qua, poi veniamo qua e non si sa. Cioè non c'è, mo mi diceva che è una cosa vecchia e si ripete, però o prima o poi bisogna risolvere questo fatto. Cioè l'amministrazione decide. Ci sono 2 campi, alle 12, all'1, alle 2 andiamo ad allenarci là. Perché anche questo non ti puoi allenare neanche qua, capito? Se piove si rovina, già abbiamo fatto tanto per... Sono 2 mesi che hanno seminato e hanno speso un sacco di soldi. Mister, allora, l'avventura comincia domenica. Sicuramente un impegno. La domanda che ci siamo fatti prima in diretta radio la ripropongo anche perché sentono i colleghi. La società è ambiziosa, altrimenti non avrebbe fatto quello che sta facendo, non sarebbe venuto a Fermo, al di là di quello che poi ognuno può pensare. È un impegno importante, ovviamente già a partire da domenica con il Forsombrone. La classifica non è poi così drammatica, perché 7 punti dopo 3 partite è un impegno importante e impegnativo, scusa il gioco di parole. Ah, vabbè. Era una partita normale di calcio che adesso è diventata un po' particolare per queste situazioni qui, quindi io dico, prima ho fatto una battuta, ho detto ai ragazzi che domenica ho la fortuna di vedere la partita gratis perché non pago il biglietto, perché onestamente più di questo non posso fare, però credo, porrei un attimo di riflessione, perché domenica questi ragazzi vanno in campo con questa situazione e quindi l'obiettivo primario adesso è domenica, dare sostegno a questi ragazzi,
che sicuramente è una situazione che in un modo o in un altro li ha un po' sconvolti, e è di fondamentale importanza fare un risultato positivo, e quindi bisogna pensare più al calcio, e poi per il resto il pourparler sarà tutto l'anno così, quindi io dico che concentriamoci un po' su questi ragazzi, cercate di starli vicino, chiedo al pubblico di aiutarli in questa settimana, perché sicuramente è qualcosa di difficile giocare una partita in queste condizioni, perché bene o male, sai, arriva questa situazione, poi tutti questi stracci non è che fanno bene, poi i ragazzi vanno in campo e la testa sai che vale più delle gambe, e io mi auguro che i ragazzi vengano aiutati, vengano confortati, e poi si può iniziare a parlare di tutto e di più, perché adesso sinceramente stiamo perdendo tanto tempo. E i giocatori della tua rosa quanti ne conosci? Abbastanza, quelli, tolto qualche ragazzo che sono che non conosco perché non hanno militato in queste categorie nelle Marche, per il resto Kestari l'ho allenato a San Benedetto, con Mirko Codini dal giovanile, ne conosco tanti anche i ragazzini qui da noi, però fare un'impressione adesso sicuramente è una squadra buona perché si è fatto certi risultati, poi io non l'ho vista mai giocare quindi non posso dire nulla, spero di far sì che si ottenga prima i risultati e poi il gioco. Io dico che senza gioco non si ottengono nemmeno i risultati a lungo andare. Poi per quanto riguarda le ambizioni, io tutte le società che sono stato, se andiamo a giocare con la terza categoria anche per divertirci, dice ma no, giocavo per divertirci, poi alla fine litigano. Io ho fatto tanti anni gli esordienti, Pulcini, gli allievi, gli esordienti non c'è classifica, eppure si litiga pure lì, perché tanto è inutile nasconderci dietro questo calcio che sta diventando sempre peggio sotto questo punto di vista. Cerchiamo di essere un po' più realisti, più veri, e di mettere meno pressione a un gioco che sta diventando qualcosa di diverso. Facciamolo rimanere in questo contesto e facciamo sì che poi trionfi sempre lo sport, che ultimamente di sport ce n'è poco. Certo, il fatto che è fermo è difficile, perché c'è una pressione che vincere a tutti i costi, è inutile nascondersi, la Germania è condannata a vincere, almeno questo campionato. Ma io penso che 4 anni che è condannata a vincere, eppure siamo qua. Gli anni passati era condannato a vincere, io non ho seguito, ripeto, però mi sembra che 3 mesi fa era condannata a salvarsi come società, mi sembra che c'era un progetto Fermana a Montegranaro, quindi non c'era più, non esisteva più nulla, come diceva il ragazzo, preferiamo ripartire dalla terza categoria, forse avevano più dignità o meno, perché la Fermana, da quanto ricordo io, quegli anni che siamo ripartiti, C2, C1, Serie B, e che tutto era l'espressione del territorio, che adesso vada fuori in provincia per ritrovare se stessa, personalmente è una cosa che non avrei accettato, come i tifosi non avrebbero accettato. Il fatto che esista ancora la Fermana, con tutte le sue problematiche, è meglio che non esista più. Quindi, poi che uno voglia vincere, ma così non si vincerà mai, secondo me. Perché tanto, se non siamo uniti, se non siamo compatti, cioè può essere l'allenatore bravo, ci può essere la squadra forte. Cioè, un anno, 3 anni fa, si è stato perso un campionato per un secondo. Però ecco, io credo che l'unità di intenti sia importante, e ripeto, domenica diamo la mano a sti ragazzi e poi dopo, da lunedì, possiamo iniziare a parlare tutta la settimana. Mister, il fino braccio destro è... Poi vuoto alla grande anche lui, perché poi fermo per lui è anche importante. Sì, qui manca qualche inoltre manca qualche persona dello staff, perché lo stiamo, visto che non era nulla di, è nato tutto all'ultimo istante, cioè mancano preparatori atletici, preparatori portieri, che stiamo cercando di prendere. Poi per quanto riguarda la faccenda del mister, al di là del fatto tecnico, che ho avuto grandi soddisfazioni perché lui è iniziato qui con me, con la Fermana, poi mi ha sempre seguito, è stato sempre corretto, credo che i rapporti umani vadano oltre quelli calcistici, perché è fondamentale importanza quando tu lavori in qualsiasi tipo di lavoro che il rapporto sia forte e umano. Io ultimamente ho avuto dei problemi personali, non ve lo nascondo, ne ho pagato le conseguenze, sono qui a ribadirli, poi sono molte altre persone che ho conosciuto anche l'anno scorso, che non avendo problemi personali, avendo tutte a disposizione, si sono comportate molto peggio di me, quindi
io voglio ringraziare qui, ho preso questa occasione per chiarire magari un qualcosa che mi sentivo dentro, e ringraziare Matteo Marcaccio, perché sicuramente è un collaboratore valido e speriamo che riusciamo a fare un ottimo lavoro con la Fermana, anche se questo periodo qui adesso speriamo di passarlo prima possibile, ripeto, spero che arrivi domenica, così giochiamo e pensiamo di dire tutto. Quello ha sbagliato a far giocare questo, che forse è meglio di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Per quanto riguarda il DS, Presidente? Per adesso stand by. Però succede delle volte che il presidente lo fa una persona che ha mai fatto calcio e chiama in direttore per fare la squadra. È questo che succede, non è che no. Delle volte faccio un esempio: un nuovo imprenditore gli dà una scuola di calcio, non sa niente di calcio, io faccio altro. Mica fa l'allenatore, fa tutto, allora chiama un direttore sportivo e gli fa la squadra, è così. Sì. Vicino. Mettiamoci vicino. Non c'è nessuno.